7,5 milioni. Allora, Facebook ha appena fatto 6 anni di attività, 400 milioni, più di 400 milioni di users attivi. In Italia sono 14 milioni, non pochi, 14 milioni, abbiamo 23 milioni di turisti circa. Su Facebook noi possiamo comunque mettere in piedi gruppi, mettere in piedi pagine, fare della pubblicità, la pubblicità profilata. Dove hai l'agenzia? A Borgo Manero. Bene, su Facebook, non so se siamo proprio così così precisi su Borgo Manero, però io posso comunque scegliere di fare pubblicità lì e soprattutto solamente per quelli che hanno una laurea, per esempio. Possiamo monitorare quello che fanno i fan e a questo punto io posso decidere di mandare un'informazione ai miei fan precisa e tutto questo sulle gratis. È un bel vantaggio. Potete aggiungere il vostro blog, io ne seguo due, lo aggiungo. E quindi le persone mi possono seguire sia da una parte che dall'altra. Posso dare delle informazioni. Posso aggiungere i video. Io sono uno dei firmatari di ECPAT per il codice di condotta e a questo punto mi è sembrato giusto comunque mettere in bacheca questo video. Posso aggiungere le mie applicazioni. In questo caso ho aggiunto SlideShare e su SlideShare poi dopo io ovviamente posso condividere le mie informazioni. Lì c'è un mio lavoro, The New Paradigm in the 2.0 era, e quello sotto, è stato hot su Facebook, sono le 4C, ma la cosa divertente è che Philip Kotler, il mio guru, l'ha messa in bacheca, lì, vedete, 4C Paradigm, io ho avuto migliaia di visite, ovviamente l'ho sentito, ho appreso, ho fatto come la teiera a tazza da tè, no? Prendo e verso, però per me è stato un grande onore. Possiamo andare qui. Anche l'agenzia di viaggi, il PC è morto. Oggi si lavora con il cellulare, oggi si lavora con un'informazione che è 3.0, ma basta pensare, basta il web inteso da PC. Oggi dobbiamo pensare a un web inteso da mobile. E questo è un piccolo overview di quello che abbiamo in Italia. 16 milioni di users, ma guardate quello che io ho messo in rosso. 8 milioni e mezzo di italiani che usano internet sul telefono mobile. 8 milioni e mezzo. Di questo un 13% accede a Facebook, quasi 5 milioni accedono alla lettura dell'email. Sono valori importantissimi. Stare su Facebook è meglio di un sito. A me fa ridere, questa è la Fiat per vincere un mondiale ha dovuto mettere comunque il suo logo sulla Yamaha invece di 4, ne ha 2 di ruote. Però questo è il sito ufficiale della Fiat su Facebook. Molte organizzazioni di turismo stanno su Facebook, in questo caso vedete MSC, Hotel Zone, Aviomar, Turistia. Si risparmia. Il buon Nardo Filippetti, che ho incontrato recentemente a Pesaro, ha sempre sto dramma della carta. 110 milioni di cataloghi cartacei buttati in giro per l'Italia sono questi, per i soliti 3 milioni di vacanzieri che poi dopo scelgono 3 milioni e mezzo, eccetera, eccetera. Però qui io posso far vedere direttamente i miei cataloghi da Facebook. Si impara, nel senso che questa è un'email che ho ricevuto ieri, ovviamente marketing Facebook eccetera eccetera, in questo caso My Marketing parla della vita e sotto Adico mi ha mandato questa informazione, per cui sicuramente tanti docenti, tante lezioni e comunque potete imparare a prendere, ci sono tanti professionisti che vi possono comunque aiutare, agevolare qualsiasi sia lo scenario che comunque meglio vi rappresenta, dall'agente di viaggio all'organizzazione turistica eccetera eccetera. Però abbiamo anche delle situazioni un po' a ribasso. Abbiamo un turismo che in Italia per la prima volta come e-commerce ha un negativo del 3% rispetto al 2008. Abbiamo in gennaio Skyscanner, chi lo conosce Skyscanner? Beh, bene. Skyscanner dall'Inghilterra, 5 destinazioni spagnole nelle prime 10, manco una italiana. Partenza da tutti gli aeroporti inglesi. Neanche una italiana. Abbiamo l'Italia che va male dal punto di vista museale, va male dal punto di vista winter tourism, va male dal punto di vista business travel, nel recente osservatorio di ieri, va male, la gente non si sposta, sta su Skype, faccio una videoconferenza, scusate, ma perché mi devo spostare? Con tutto quello che comporta, o posso avere altri strumenti, eccetera.
Abbiamo la situazione di Federalberghi con un impietoso meno 2,1% a gennaio. Tutti i dati che in questo momento arrivano da TTG, da Bocca, eccetera, eccetera, che ho preso in questi giorni, intanto mettevo via per preparare questo lavoro. Reputazione. Com'è la reputazione di questo signore? Facebook è fermo da novembre. Facebook è fermo da novembre. Però poi dopo abbiamo un'Italia. Signori, l'Italia è anche questa nel mondo del turismo. Io dico face volant, web manager, perché quando si dice Facebook si dice facce. Allora qui abbiamo persone per bene e persone meno per bene. A voi comunque la scelta. Volevo mettere anche Josef, però l'ho trovato bella fuori, Giuseppe, perché... Allora, voi conoscete... sulle mani, chi è quello in alto? La conoscete? Su? No? Francesca Tanzi, Parmatour. Parmatour, qualcuno conosce. Sotto? Conoscete sotto? Quello sotto, Francesca Tanzi? Conosci? Sì. Alessandro Scotti. Todo mondo. Sotto abbiamo nuovi treni veloci. Chi compra un paio di Tods può stare così. Senza mettere sotto la carta come facciamo noi, perché se è le Tods, nuovi treni veloci di Montezemolo e della Valle. Abbiamo Colombo. Abbiamo un assessore al turismo che era un chirurgo specialista in veterinaria, è stato arrestato, gli hanno trovato 500.000 euro cash, conti correnti su dicembre, quando Formigoni, il presidente della regione Lombardia, dichiara sul modello unico 120.000 euro. Abbiamo Moretti, ho parlato con lui a Roma recentemente, un grande, le ferrovie sono in attivo. Abbiamo Colanino e poi abbiamo i nostri Marcegaglia Turris, eccetera, eccetera, Paolo Dino, Globe. Compasso sulla fiera più importante del Mediterraneo, due anni sparita. Cioè, bisogna dirle le cose, perché noi, e questo è il nostro mercato, dobbiamo entrare qui. Scusate, vabbè, la lascio, l'avete già vista quella là. Dustin Hoffman l'ha toccato prima, il problema. Ma non è Dustin Hoffman, oggi se andate alla Turkish Airlines trovate Kevin Costner. Con in mano un mappamondo che se lo compravo io per mia nipote facevo più bella figura, perché è anche brutto quel mappamondo. Sì, anche, ma no, di Alitalia parliamo dopo. Voi avete in mano tutti quanti un magazine quotidiano travel, parliamo di Alitalia, parliamo di pubblicità, cioè brand Italia, ma io sono favorevole al ministro del marketing, non al ministro del turismo. Ministeri e ministri vanno e vengono, l'Italia resta. Questa era la domanda, in realtà, che era riservata a voi e io ho finito, grazie.